Bentrovati a tutti voi a un nuovo appuntamento con la nostra Città TV, 7 giorni di notizie dal Comune di Prato, la trasmissione di informazione e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del Comune. Vediamo insieme il sommario di oggi. Piano operativo, il disegno di una nuova città, ambiente e riuso per una crescita sostenibile. E parliamo ancora di piano operativo con il Consiglio Comunale che adotta il provvedimento. 60 giorni per le osservazioni e l'approvazione nel 2019. Da ottobre a febbraio, Prato Love Sport, il cartellone di eventi in strade e impianti cittadini. L'antico gioco della Pallagrossa, un successo l'edizione 2018. L'arena di Piazza del Mercato Nuovo gremita di pubblico. Vincono ancora una volta i Verdi. Cominciamo! Un boulevard metropolitano lungo l'asse della declassata, fatto di funzioni pubbliche e private a servizio dell'innovazione della manifattura di interesse metropolitano. Il Macrolotto Zero, luogo deputato ad ospitare il distretto della creatività, un centro storico sempre più polo di servizi della città, ma soprattutto la creazione di una città pubblica dove le politiche urbane si integrano con quelle sociali per dare vita ad una rete di piazze, giardini, luoghi pubblici di cultura e di sport e di servizi sociali e sanitari. È il piano operativo del Comune di Prato, adottato dal Consiglio Comunale, che si pone l'ambizioso obiettivo di definire un modello di sviluppo locale sostenibile da un punto di vista culturale, sociale e ambientale. 5.000 cittadini hanno partecipato alla redazione del piano, gli incontri diffusi in tutta la città, ovviamente gli ordini professionali, ringrazio le categorie economiche tutte, ma anche i portatori di interessi di vario genere, dall'Associazione dei Camperisti alla società sportiva, insomma un lavoro durato più di un anno sostanzialmente, che porta il piano operativo ad essere la risposta che la città attende da anni. Un'idea di città che identifica la vocazione di Prato come centro contemporaneo, che innova senza perdere di vista le esigenze dei cittadini e delle imprese, che promuove il riuso riducendo il consumo di nuovo suolo con l'introduzione di criteri flessibili sui tipi di intervento e sulle funzioni. Si muove sul tema del riuso, quindi diciamo, cercare di lavorare sull'esistente per dare risposte fin da domani, quindi nel brevissimo tempo, a quelle che sono le esigenze di tutti i cittadini e delle imprese soprattutto. Cioè, quindi permettergli di fare quegli interventi che una famiglia si trova a dover fronteggiare tutti i giorni nel momento in cui nasce un bambino o ha bisogno di una stanza in più, e le imprese quando hanno necessità di riorganizzare la struttura industriale, manifatturiera, di fare piccoli ampliamenti. Quindi questo è, diciamo, l'obiettivo che ci siamo posti nel breve periodo, per far ripartire l'economia, dare risposte alle istanze più concrete della città e far partire proprio il settore primario dell'edilizia, che è un settore molto importante. Il piano operativo peraltro semplifica la vita ai cittadini, facilitando interventi di vita quotidiana prima non consentiti con riguardo all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico, e si attua esclusivamente con interventi sull'esistente e la perequazione, che pone al centro di tutto l'interesse pubblico. Per il piano operativo adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del lunedì 17 settembre si apre ora la fase delle osservazioni, che possono essere presentate per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avvenuta adozione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana. Tutte le osservazioni saranno valutate dall'ufficio di piano e, accolte o respinte, la sintesi di ognuna sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune a conclusione dell'iter di definitiva approvazione. Il piano operativo tornerà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo 2019. Torna, dopo i successi degli scorsi anni, con l'edizione autunno-inverno Prato Love Sport, la raccolta degli eventi sportivi che dai primi d'ottobre e fino a metà febbraio del prossimo anno si svolgeranno nelle strade e nelle strutture sportive cittadine. Dalla corsa al rugby, dal tennis al ciclismo, dalla box alla pallavolo e molti altri appuntamenti rivolti anche ai più piccoli e di carattere convegnistico. All'interno della brochure, distribuita in 5.000 copie in città, sarà possibile trovare tutte le informazioni utili per partecipare e conoscere gli eventi organizzati da associazioni e società sportive. La pagina di Prato Love Sport sarà inoltre disponibile anche nell'home page del sito del Comune, così da poter sempre essere informati sui prossimi appuntamenti sportivi in città. I Verdi di San Marco hanno vinto l'edizione 2018 dell'antico gioco della Pallagrossa, che si è svolta nell'arena di Piazza del Mercato Nuovo.
I draghi hanno sconfitto i gialli, i leoni di Santo Stefano, in una gara senza storia. 18-5 il punteggio finale per una partita disputata di fronte al pubblico delle grandi occasioni, con gli spalti gremiti. Il Rione di San Marco adesso può contare su 4 vittorie, 3 per i gialli, da quando il gioco è stato reintrodotto nel 2012. L'edizione 2018 è stata un successo e nell'impianto installato in Piazza del Mercato Nuovo, dopo lo spostamento dello scorso anno all'ex parco dell'ippodromo, durante la settimana si sono svolti concerti ed erano presenti anche alcuni stand gastronomici e di artigianato locale. La location era la location giusta, i disagi che ci sono stati e nessuno ovviamente può negarli, però sono stati ridotti al minimo oggettivamente. La piazza era praticamente pulita già alle 6 del pomeriggio della domenica. Credo che sia stata una risposta adeguata a chi riteneva che l'amministrazione comunale volesse affossare il gioco. L'amministrazione comunale ha sempre creduto nelle potenzialità della palla grossa, queste potenzialità sono emerse. Se tutti si rema nella stessa direzione, credo che la prossima possa essere un'edizione ancora più adeguata. Prima della partita finale si è tenuto il corteo partito da Piazza Santa Maria delle Carceri, a cui hanno partecipato, oltre ai Rioni, anche gli alfieri e i valletti del comune di Vaiano, gli sbandieratori di musici della Signoria di Firenze, i cavalli delle scuderie reali di Galciana, una delegazione delle pagliette del Buzzi ed una rappresentanza delle ginnaste dell'Etruria. E con questo è tutto anche per oggi. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi ricordo che la trasmissione è visibile anche sul portale Notizie di Prato e vi do appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Arrivederci.